Guarda, guarda, guarda che belle radici. Quando è così, la pianta cresce benissimo. La mettiamo qua. Sì, sì, sì. Tu tienila così, che adesso ci d'accordo. Mettiamo, vedi, questa è terra. Arriviamo precisamente, grazie. Lucio, Olivier, sì. Che state facendo? Stiamo rivasando la gardenia. Siete pronti per un lavoro ben più impegnativo? Sì. È arrivata una chiamata da un condominio del quartiere Flaminia a Roma. Pare che a piazza Pierin del Vaga hanno bisogno del nostro pronto intervento. Siete pronti? Sì, sì. Prontissimi. Pronto. Allora, di che c'è bisogno? Ragazzi, qua c'è bisogno dell'intervento dell'erba del vicino. E questi sono Olivier e Vittorio, i miei giardinieri. Il nostro compito è di recuperare il verde dei cortili di città. Noi ci mettiamo le piante, i condomini, la forza lavoro. Stop! Eccoci arrivati! Bello, bello. Ma io qua mi ricordo una cosa, non c'è un film con De Niro che usciva... Il Manuale d'Amore 3. Anche vedi? Stefania Sandrelli ha girato un film da queste parti. E certo, Mignoni partita. Ma allora, com'è possibile che un palazzo così importante abbia il verde rovinato? Andiamo a vedere cosa succede. Facciamo un sopralluogo al cortile del condominio da salvare. Chissà cosa ci aspetta. Appena entrati ci rendiamo conto dell'enorme lavoro da fare. Biciclette vecchie, erbacce ovunque, piante malate, abbandono totale. Peccato, perché il palazzo è bellissimo. Che palazzo bello. Sai quei palazzi proprio storici, meravigliosi, pieno di vita, direi. Sì, abbiamo un bel lavoro da fare, Sì, sì. Ci facciamo un giro per constatare le modifiche che dovremmo affrontare. E ci rendiamo conto che c'è tanto da fare. Ma la fatica non ci fa paura. Questo è un agrume, molto probabilmente un limone. Il nostro intervento sarà veramente impegnativo. Olivier, vedi, quando è così è un problema di radice, proprio grosso. Ecco per esempio il limone da abbattere. Questo lo dobbiamo togliere per forza, non ha speranza. Sì. Poi sta in piena ombra. Sotto l'ombra della ghifoglia, insomma, povero limone. Ma uno spazio però... così può andare bene? No. Macaroni pieces e leggera. Tante aiuole da riempire. Guarda, qua è successo sicuramente una colata di cemento, una di un lavoro fatto che noi dovremmo raschiare e levare. E poi se tu vedi lì, ci sono le radici del pino marittimo che sta lì. Che non aveva spazio, sono arrivate fino a qua. Eh sì, i pini marittimi hanno sempre le radici in superficie, che per noi creerà un po' di problemi per piazzare le piante tra di loro. Però ce la faremo. E invece questa magnolia meravigliosa la teniamo? O la tagliamo tutta? Una meraviglia. Continuando il nostro giro, notiamo anche che il brecciolino del piazzale è vecchio e rovinato. Queste crescono così spontaneamente con i semi e poi che vanno non in c'è giro. Sufficientemente brecciolino, ormai col tempo è andato sotto. Quindi qua noi mettiamo tutto quanto brecciolino e facciamo una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Io direi, ragazzi, che è il momento di andare a chiamare i nostri condomini. Andiamo. Citofoniamo a tutti chiamandoli a raccolta. Eccoli che finalmente arrivano. Ben arrivati. Benvenuti. Benvenuti, grazie. Vedevamo l'ora. Voi vi
trovate spesso qui tutti quanti insieme? Beh, non proprio. Ma si incontra ogni tanto. Si incontra. Quindi un pochino già vi conoscete. Sì. Il palazzo è bellissimo. Sì, la struttura è molto bella, la struttura è molto bella. Noi abbiamo visto alcune piante come la magnolia, che è meravigliosa. Quella ha tutte le radici che hanno sollevato il pavimento, sì. E qualche anno fa hanno dovuto rifare proprio il pavimento. Beh, perché aveva portato via. Per quanto tutto, è cresciuta, le radici sono strette. Sì. Esatto, e quindi credo che lo stesso problema aveva. Però io Olivier l'ho bloccato, la voleva tagliare, e gli ho detto no, assolutamente no. Però qualche cosina da levare ve lo proporrò. Allora, vediamo. Adesso insieme. Noi partiremo dall'entrata. Prima voglio sapere se qualcuno di voi ha un'idea di quello che vorrebbe. Sì. E mi piacerebbe avere una aiola, sì. Magari la più. C'è una gran confusione. Tutti vogliono partecipare e ognuno fa la sua richiesta. Piante che si possono usare anche in cucina, piante che allontanano le zanzare. La signora Gisella, per esempio, chiede le piante aromatiche. Lavanda, rosmarino, timo. Una aiola così un po' con tipo macchia mediterranea. Sì. Però hanno bisogno di poca manutenzione. Hanno bisogno di poca manutenzione, questo è vero, però hanno bisogno di sole. Il problema del vostro condominio è che ha pochissimo sole. Sicuramente i primi arrivati, come la signora, avevano più sole. Perché? Perché gli alberi che sono stati messi erano piccoli e quindi facevano arrivare la luce. Allora, affrontiamo bene la situazione. Partiamo dall'entrata. Da questa prima aiuola. Da questa prima aiuola. Abbiamo un limone, un agrume che sta veramente molto, molto male. Perché c'è l'abete, il fino sotto. Il fino che sotto. Lo copre. E non prende tantissimo sole ed è stato molto, molto rovinato dalla neve. Siete d'accordo sul levarlo? Sì. Che non sta bene? Noi comunque ve lo rimettiamo in un vaso e ve lo potiamo. Grazie. Va bene? Prima era più bello. Era più bello come? Più bello perché c'erano tutti i biancospini, c'erano intorno, c'erano le piante delle oleandre. Non era così. La signora Livia ci racconta che vorrebbe il condominio come era tanti anni fa. E chi se ne occupava di tutte queste cose? Il portiere che c'era prima. Era molto bravo. E qui era tutto quanto carino? Venivano i bambini a giocare? Qui non c'era tutta questa piaga. C'era tutta arenile, tutta sabbia, che noi bambini giocavamo qua. Facciamo la buchetta con la palletta, tutti qua in cortile eravamo. E nelle aiuole invece che piante c'erano? Niente, c'erano questi biancospini, bellissimi, tutti intorno, erano bellissimi. Allora, poi mi sembra che quella aiuola lì sia abbastanza curata. Io sto segnando tutto, Quella la cura sua figlia? E anche la signora. La vedo io, la signora. Ho messo tutti i ciclamini, non me li toccate. Vabbè, inverno mi affaccio e vedo tutti i fiori. E la signora Anna Rita chiede di non buttare i suoi ciclamini, ai quali è particolarmente affezionata. Da parte? Magari basando. Nei vasi. No, perché adesso spariscono del tutto, non ce li avrà più. No? Quindi io vi metterò delle stagionali per adesso. Ma Olivier ha una soluzione per tutto. E quelli, quando arriva l'inverno, vi rimettete i ciclamini che vi mettiamo da parte. Ed ecco arrivato il momento della nostra proposta. Olivier, che piante hai pensato che si potrebbero mettere qua? Allora, guarda, qui in centro metteremo un bellissimo limone. All'ingresso questi due non li tocchiamo. Presentiamo ai condomini il progetto che abbiamo immaginato per il loro cortile. Olivier spiega punto per punto i dettagli della trasformazione e cominciamo a immaginare il risultato finale. La nostra yucca forse la togliamo. La togliamo. A fianco alla yucca potrebbe andarci un rododendro. Esatto, ecco. No, al posto dell'ulivo mettiamo un bel rododendro qua. E tutto intorno mettiamo delle azalee. E poi tutte stagionali, così chi c'ha i ciclamini li cambia. Recuperando i ciclamini. Le piante che sono qui le togliamo o le lasciamo? Il nespolo con... Il nespolo lo lasciamo. Perfetto, allora noi adesso non vi possiamo svelare tutti quanti i nostri segreti, perché alle piante ci pensiamo noi, ci pensano loro soprattutto, e che le hanno scelte e sono meravigliose. Però chiaramente l'erba del vicino ha bisogno
di volontari che vengano al vivaio insieme a noi per scegliere le piante e di volontari invece che rimangano qui a lavorare sul terreno. Chi è che vuole venire al vivaio? Io. Chi va al vivaio? Io vengo. Qui nome, al vivaio viene? Come allora, si chiama? Eleonora. Eleonora. Davide. Daniela. Daniela. Anna Laura. E Anna Laura. Perfetto. E Anna Laura. Invece chi rimane con me a zappettare? Io. Mi raccomando, c'è bisogno di impegnarsi parecchio, eh? C'è parecchio da fare. Siamo pronti? Sì. Via. A dopo. Grazie. Buon lavoro a tutti. Ciao. Perfetto. Adesso si può cominciare. Grazie. I condomini si dividono in due gruppi. Così, mentre Vittorio rimane in giardino e inizia la pulizia delle aiuole con Gisella, Anna Rita e i ragazzi, Anna Laura, Davide, Eleonora e Daniela vanno a scegliere le piante. Siamo pronti? E noi sul nostro furgoncino li raggiungiamo al vivaio. Ed ecco arrivato il momento della nostra lezione di giardinaggio. Oh, direi che è arrivato il momento di studiare. Allora, primo che vorrei interrogare è proprio Davide, che so che ha il pollice verde. Senti Davide, che pianta è questa qui? Mazzalea. Hai studiato! Sei stato bravissimo! E quest'altra? Lo sapevo che su una riuscivo profuma, a studiarlo. Profuma, senti come profuma? Sì. Non ti ricorda niente? Lo usano anche nei profumi? La gardenia. Bravo. La gardenia, bravissimo! Che poi a me piace tantissimo perché profuma. E mi ricordo quella cosa, no, che insomma gli uomini un po' chic negli anni 20 ce la mettevano nell'occhiello. Mettevano quell'occhiello, no? Le viveur. E questa pianta che abbiamo qui che cos'è? Allora, guarda, questa è una gardenia, solo che se tu la guardi in confronto a questa è molto gialla. È malata, c'ha la clorosi. Allora, così non dobbiamo ridurre. Non dovete ridurla. Questa è dovuta a troppa acqua calcare che crea una pattina che si forma sulle radici e impedisce l'assorbimento del ferro. Senti Olivia, ma tutte queste piante che noi portiamo hanno bisogno di un tipo particolare di acqua? Dobbiamo stare attenti? Tutte le acidofile hanno bisogno di un'acqua con pochissimo calcare. Quanta acqua va data? Diciamo in generale. Guarda, quando noi gliele lasciamo, poi loro... Le ortensie si chiamano anche idrangea. Quindi ama molto l'acqua. Io so che l'ortensia quando si regala, ed ecco perché arriverà nel vostro condominio, ha un significato molto bello, è un cambiamento bello che sta per arrivare nella vita delle persone. L'erba del vicino vi cambierà il vostro cortile, insieme a voi. Bene. Secondo te perché cambiano colore le ortensie, Lucia? Perché si truccano, non lo so. Brava, secondo te? Magari a seconda della tipologia di terreno? Del nutrimento e della tipologia del terreno. Diciamo che col calcare ti diventano rose così. Se tu invece aggiungi alluminio, tu ne aggiungi molto, diventano bianche. Un poco meno, diventano azzurre. Invece con l'acqua che è calcare diventano rose. Quindi se voi le comprate bianche, non vi preoccupate se dando l'acqua calcare di Roma diventano rosa. Ma questo succede solo in Italia o anche in Francia? Anche in Francia. Ah, bene. E perché noi abbiamo scelto proprio queste piante qui per il loro condominio? Perché il condominio è in ombra e quindi tutte queste sono piante acidofile di sottobosco, cioè che amano molto l'ombra. C'è ombra nel condominio? Ma abbastanza. Sì, l'inverno fa freddo. Però l'ortensia, se è in ombra completa, non fiorisce. Loro hanno un passaggio di sole che permetterà a tutte queste ortensie di rimanere fiorite. Quindi noi le dobbiamo mettere, diciamo, nel condominio, nelle parti in cui il sole arriva in un certo modo. Mentre... Altrimenti potremmo metterle ma averle senza fiori. Bravissima, cioè, la che cresce benissimo la pianta, però non fa fiori. Poi un problema dell'idrangea è che si deposita spesso sopra una patina bianca, che è il mal bianco, e quello va via con uno zolfo che tu mischi nell'acqua e lo spruzzi sopra. Bene, allora mi sembra che noi abbiamo fatto un buon quadro delle nostre piante, come le dobbiamo curare, e adesso non ci resta da fare che portarcele tutte quante al condominio. Boys, oh boys,
side. Makes you hep hep on the mellow side. Carichiamo le piante sul nostro furgoncino e mentre Vittorio sta ancora lavorando alla pulizia delle aiuole, noi ci diamo appuntamento alla mattina dopo per entrare nel vivo dei lavori. Aspetta, impugnatura giusta, Matteo, per così fai meno fatica. Ginocchia piegate. Vai. Attenzione, ora ci vediamo domattina. Buona cena, direi. Buona serata. Buona serata. Arrivederci. Il giorno a Piazza Perin del Vaga è finito. Abbiamo deciso insieme ai condomini il progetto per il restyling del loro cortile. Abbiamo scelto le piante e preparato le aiuole. Adesso bisognerà lavorare tutti insieme. Restate con noi per assistere al secondo giorno di questa trasformazione. Come vi ricordate di me? Sono Lucia e insieme ai giardinieri Vittorio e Olivier sto per affrontare il secondo giorno di lavori nel cortile del condominio di Piazza Perin del Vaga a Roma. I condomini si stanno svegliando e noi li accoglieremo con il profumo dei nostri fiori. Certo che il giardinaggio si comincia presto la mattina. Alle 7? Sì, già siamo qui. Sai che mi è venuto in mente? Potremmo fare così, portare le piante lì in centro, cominciare a lavorarci un po', così quando scendono i vicini, tac, sorpresa. Sorpresa. Eh? Bello. Ho messo subito al lavoro Vittorio e Olivier, naturalmente io supervisiono, in attesa che scendano i nostri amici. A lavorare tutti quanti insieme, io vi ho portato gli strumenti del lavoro. Bravo. Adesso cominciamo a distribuire. Facciamo i passamano. Passiamo. Il fatto di dare degli oggetti che significano lavoro, lavoriamo insieme, ha creato una sorta di entusiasmo tra le persone e come i bambini a scuola li ha un po' uniti. Prima l'ho visti un po' distanti, che non sapevano come comunicare, e invece probabilmente il fatto di avere un compito comune e di trovarsi vestiti con gli abiti da lavoro li ha uniti. Vedete come si chiama questo? Regnetto. Regnetto, prego. Allora, gli strumenti li abbiamo tutti quanti, ora arriva il momento più impegnativo perché Vittorio e Olivier daranno a tutti quanti i compiti. Prego, Vittorio. Con il mio gruppo fortissimo ci occuperemo di quella aiola qui. Quindi scalziamo con cura tutti i ciclamini, lasciamo le nastrine intorno, leviamo l'olivo e poi ripianteremo rododentro al centro con qualche azalea intorno. D'accordo? Benissimo. Ok, d'accordo. Vittorio e Olivier prendono due gruppi di condomini e cominciano a dare istruzioni. Noi piazzeremo le gardiene su ogni pilastro grosso e alcuni di voi porteranno le ortensie rose su quest'angolo qua e su quest'angolo qui. Ok? Pronti? Chi arriva? Elle songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula. La signora Alda si impegna tantissimo, pure troppo. Questo pesa tanto, io non ce la faccio. No, signora, lasci. Lo faccio io. Ci mancherebbe altro che debba sollevare dei sassi così. Troppo grossi sono. Oh, bravo Valerio. Che bravo, ancora. Sì, vai giù. Brave, allora metteremo la tua qua, perfetto. Questa dove la mettiamo? Questa la mettiamo lì.
Vediamo prima l'altezza, mettiamole dentro, vediamo se l'altezza è giusta. La mia è anche un po' più profonda, la tua è perfetta, vai la tua, è un po' troppo profonda e metteremo qualcosa. Ok, sono adesso per svasarle è semplicissimo, si tira fuori il vaso, si mette da parte. Avete visto che belle radici che abbiamo? Muovi un po' il panno di terra, così, perfetto, smuovi un po' le radici, perfetto. Mettilo dentro, guarda prima l'altezza, deve essere un po' più alta, vai, metti un po' di terra, perfetto. Oh, ormai ci siamo, vai Valerio, riempi tutto intorno. Tu ci sei pure? No, è troppo bassa la tua pure, quindi metti un po' di terra, bravissima. Oh, basta, basta. Poi ci mettiamo del terriccio buono. Dopo mettiamo il terriccio buono sopra e intorno. Va bene così? Mi sembra che va benissimo, vai. Se la tengo dritta, aspetta. Sì, tienila dritta, benissimo. Questa iniziativa stupenda mi piace, anche perché finalmente io ho conosciuto quasi tutti i condomini. Sono qui da 2 anni, quindi mi sentivo un po' isolata. Invece così c'è stato contatto, c'è stata unione, c'è stato un obiettivo insieme e devo dire molto molto piacevole. Proteggi un po' i rami del ciclamino e riesci a fare una buca intorno abbastanza larga da conservare un pane di terna bello grosso. Quanto più lo conserviamo è importante, meno il ciclamino soffre. Va bene. Brava Daniela. Proviamo. Daniela, bravissima. Ancora. Ecco, fallo tutto intorno questo lavoro. Sta venendo via. È già. Beh, facciamo tutti un applauso a Daniela, mi levo i guanti per questo. Bravissima. Vedere i condomini di questi tempi, lavorare insieme, ritrovarsi, discutere anche se possibile su come modificare, come migliorare il proprio giardino, ognuno con le proprie idee, ognuno con i propri riferimenti su chi ha trapiantato cosa, insomma da gioia, da tantissima gioia. E loro sono molto, come dire, disponibili, al contrario di quello che si pensa, ad essere, come dire, in qualche modo condotti in questa operazione. Ma che meraviglia! Lucia, qui siamo a buon punto, eh? Hai visto, abbiamo appena finito di mettere a dimora queste 3 ortensie. A dimora, che bello! È vero, Gisella, che bello! Eh sì, perché è il posto dove loro dimoreranno. È la loro casa? Sì. Eh sì. E questo tombino non ci darà fastidio, non ci darà fastidio perché le radici delle ortensie non si allargano molto. Va bene, allora io passo... Tu puoi dare l'acqua? No, do tu subito il potere a Gisella. Ciao, Gisella. Poi prego, con l'acqua. E devi insistere un po', perché essendo non in vaso ma in terra piena bisogna metterne molta. Perfetto. Da subito, dalla prima volta o anche le volte successive? No, le volte successive può essere meno, ma da subito tanta, in modo che le radici attecchiscono bene con la terra. In passato io avevo già iniziato un po' a sistemare il cortile con qualcuno, ad innaffiare tutte le sere, a trovarci chi passeggiava con il cane, io che innaffiavo per uno scambio di chiacchiere, così era divertente. Però devo dire che oggi ho conosciuto anche persone che di solito dicevo buongiorno, buonasera, ma con i quali non avevo mai scambiato alcuna parola. E quindi il fatto oggi di ritrovarci insieme con gli attrezzi da lavoro e di decidere insieme cosa mettere, cosa fare, di organizzarci anche per il futuro, perché oggi abbiamo detto adesso poi faremo un piano di lavoro e di battaglia di chi si occuperà di quell'aiola, chi annaffierà, chi controllerà le piante. Elle songe qu'a quitté sa cabine, elle s'enroula dans son peignoir de pain, car elle craignait de choquer ses voisines et même aussi de gêner ses voisins. Oh, come sta procedendo? Vedo benissimo, Guarda un po' qui, Luci. Anna Rita, io non lo so, che energica, guarda. Ma sai perché, secondo me? Perché Vittorio ci ha fatto togliere tutti i ciclamini. E al posto dei ciclamini che cosa mettiamo? Al posto dei ciclamini mettiamo delle azalee. No, non questo... solo, e spiantiamo anche l'ulivo che ha piantato il marito di Anna Rita. Beh, ce l'abbiamo proprio con Anna Rita oggi. Oggi volevo... Però Anna Rita, noi che cosa mettiamo al posto dell'ulivo? Al posto dell'ulivo mettiamo un rododendro. Allora, io so che il rododendro, naturalmente a seconda del colore anche che ha, però in genere significa insomma che c'è una passione d'amore o qualche cosa.
cosa così. Quindi noi possiamo anche immaginare che sia tuo marito che te lo porta, per me. Lo mette per te, magari di un rosso ben acceso. Okay. Come per tutte quante le cose, anche le piante hanno diverse stagioni, hanno diversi momenti della vita. E quindi è importante capire che non si può avere sempre lo stesso tipo di giardino, ma a seconda delle situazioni va cambiato. Io credo che poi alla fine lei abbia capito, è nel rinnovamento, è nel cambiamento che il giardino può migliorare. E quindi i suoi ciclamini staranno sempre meglio. E la nostra yucca anche andrà via? Sì, purtroppo la yucca andrà via. E come la togliamo? Verrà segata abbastanza in profondità. Anche perché ha un tronco molto grande. Sì, ha delle radici profondissime che rigetteranno. Quindi ripartirà un'altra yucca più piccola, altro germoglio. Quindi da una yucca nascerà un'altra yucca. Un'altra yucca più piccola. Questa è già abbastanza ingombrante e poi cresciuta anche male, insomma. Buon lavoro. Ciao Lucia, ciao. A dopo. L'avete messo bene sopra il buco? Sì. Mettiamo un po' di argilla. Poi dovete togliere il vaso. Come si fa? Si mette la mano sotto al vaso e sollevate il vaso. Se non esce, gli date una botta sotto, bravissima, così. E adesso mettetela nel vaso, affonda. Dobbiamo mettere un po' di terra, vero? Sì. Perché deve sì, lasciare... Deve essere... Vedi, il colletto deve arrivare leggermente più giù del bordo del vaso. Ah, così mi sembra che è giusta. È giusta, è perfetta. Sta benissimo, bella in centro. Io sono nata nel 1933 e da allora abito qui, perché sono nata in quella casa oltretutto. Era la casa dei miei nonni. Avevamo delle piante che erano oleandri, poi in mezzo al giardinetto quei giardini triangolari, questi qui, ecco come c'è il pino, c'era anche di là un pino, e con la nevicata che fece nel 56, perché era nata mia figlia, apposta me lo ricordo la data, e io andai a giocare a Lungotevere con i pupazzi di nero, allora sa, si facevano queste cose. Nel 56 venne giù il pino e dovettero tagliare. La gardenia delle acidofile è quella che tiene di più il calcare. Quindi si prende l'acqua, si riempie l'innaffiatore, si lascia depositare una notte. In modo che il calcare scende e anche il cloro, che non gli piace molto, scende. L'altra cosa molto importante è se durante una giornata di sole vedete la vostra gardenia che si è un po' appassita, non dategli mai l'acqua fredda, perché quella è sensibilissima alla temperatura. Non datela sulla pianta, ma sotto sulla terra. Va bene? Con queste cure avrete delle gardenie sempre bene, profumate e belle. Speriamo. In questo condominio non è mai successa una cosa del genere. Qualche volta siamo scese 2 o 3 persone a mettere una piantina così, ma insomma, poca cosa. Ci ha riunito tra i condomini. Ho scoperto, sì, la simpatia di 2 o 3 persone che non conoscevo. Di una signora, di Anna Laura, che è venuta da poco ad abitare qui ed è stata molto simpatica. Di Eleonora, che io incontro per la scala, ma che non, con la quale non avevo proprio così avuto modo di parlare, di colloquiare e di stare insieme. Fino all'anno scorso io non ci vedevo. Quando cammino per strada non la vedo la gente, non la riconosco. Di conseguenza tante volte manco li saluto. Perché ti vedo e come faccio a salutare? E allora mi è capitato già altre volte di sentirmi dire: sai che quando non ti conoscevo mi eri così antipatica. Non mi ravviva l'aiola quella cosa. Va bene, allora prometto che ti porto una blu. Poi vedete. Bravo. Bravo, Olivia. Sei anche paziente, ci insegni con calma, diciamo. Va. Olivier e Vittorio non sono dei giardinieri, ma devo dire che hanno anche un grosso fascino con i nostri condomini. Si dividono un po' le signore,
Nel senso che Olivier ha questo charme francese, riesce immediatamente a conquistare con la sua eleganza le signore del condominio. Vittorio, che è molto più aitante e prestante, diventa immediatamente simpatico anche agli uomini che lavorano con lui, perché percepiscono questo suo entusiasmo del lavoro e quindi si sentono coinvolti. Facile il momento dell'abbattimento della iucca, perché i condomini erano affezionati a questa pianta pur non amandola particolarmente, rendendosi conto che comunque non viveva bene, aveva dei problemi, era stata piantata un po' così a casaccio, e quindi non è stato semplicissimo fargli capire che delle volte un'azione drastica può salvare un giardino. Perciò la iucca, diciamo, è stata sacrificata, ma per il bene di tutte le altre piante e per il bene comune. Mi sembra un buon insegnamento. Questo ulivo lo trapianteremo, lo salviamo. Sì, mi raccomando. È bellissimo. Ha 10 anni. È stato potato come se fosse grande. Cioè, nel senso che come se a un bambino noi avessimo fatto la barba. Guarda. Un po' così. Vengono i giardinieri e lo potano. Dicono che sono esperti, io guardo. Per facilitare il travaso, quindi la sopravvivenza, visto che comunque l'uliva è una pianta sempre verde, certo, visto che si potrebbe potare sia in autunno che a primavera, accorciamo un po' la chioma, va bene? Allora, visto che anche le radici verranno accorciate. Potiamo i capelli, perfetto. D'accordo? Vabbè. Poi accarezzateli ben bene, che adesso parto con la forbice. Ecco, bravo. Questo lungo, via, tagliamo da qui? Vai. Poi, questo qui lo leverei proprio tutto, direi. Dammelo a me. Allora, tiè, prendi questo, sì, e io prendo questo, via. Via. Questo qui lo accorciamo anche, lasciamo solo 3-4 rametti principali e basta, con le gemme nuove. Va bene, tagliamo da qui. Chi lo vuole tagliare? Lei. Provo io. Allora, provi lei. Via! Non si taglia. La cosa più bella è vedere come, insieme a Vittorio ed Olivier, i condomini imparino divertendosi, e quindi tutti quei lavori che potrebbero essere anche faticosi, lunghi, vengono fatti con un bel sorriso, che secondo me nasce dal fatto che loro condividono un'esperienza. Bravo! In questo condominio c'è una composizione sociale di tutti i tipi. Abbiamo, non so, panettieri, architetti, artisti, c'è veramente di tutto. E questo secondo me fa un po' la ricchezza del condominio, perché effettivamente si incontra gente un po' di tutti i tipi. Noi al posto dell'ulivo mettiamo cosa, Vittorio? Un bellissimo rododendro. Opla! Sì. Questo è un condominio abbastanza tranquillo finché non succede qualcosa. Dopodiché iniziano a comparire scritte, cartelli, troviamo delle cose agghiaccianti appese alle pareti, però... Diciamo, chi ama il quieto vivere sta nel suo angoletto e aspetta che l'acqua si sia tranquillizzata. Allora lo svasiamo, facciamo dei taglietti in modo che le radici che hanno preso a girare intorno al vaso possono allargarsi e andare verso l'esterno. Con cosa? Quindi lo facciamo? Con la forbice. Le forbici, fai un taglio qua, vai pure. Facciamo 2-3 tagli verticali. E tagliamo proprio le radici. Le radici. Ma non li facciamo del male? No. Perché adesso... È come tagliarsi le doppie punte. Esatto, più o meno. Come sta? Questo è il centro. Guardate anche da fuori se vi sembra esattamente anche il centro. Mi sembra per me perfetto. Allora, io direi, ultima operazione, mettiamo la terra e abbiamo fatto. Sì, metteremo anche un po' di concime. E quelle là? Quelle casa mia. E chi li cura quei fiori lì? Una che si chiama Maria. Ed è lei. È stato bellissimo, perché appena siamo arrivati ho visto loro un po' perplessi, un po' non convinti e un po' anche disuniti. Cioè, è molto bello, perché questo bene che hanno in comune, all'inizio avevano tendenza a respingerlo, no?
E dopo, man mano che andavamo avanti, si sono presi possesso di questo bene che anche loro e di ognuno di quelli che vivono qua. Ed è stato l'unione, ci vuole sempre un motivo. Ah, noi gli abbiamo dato lo scatto per fare un progresso enorme nella loro abitazione attraverso il verde. Io ci parlo con le piante. Io mattina esco, buongiorno tesoro, come state, amore? E Marzia mi dice, ma tu sei matta. Ma loro rispondono? Sì, rispondo perché guarda come riescono bene. È vero, è vero. Ma loro lo sentono quando gli vogliamo bene. Sì, sì, sì. Io anche intanto mi scuso magari con le piante perché le ho un po' abbandonate. Infatti. Allora gli dico scusami, adesso torno. Lui sta aiutando a fare buche. Collabora. Esatto, fa la buca lui. Metteremo un fondo di terra molto buona, di terra apposta per le acidofile. Guardate la differenza. Questa è più argillosa, è sempre acida, ma l'ideale è questa, che è torbosa e leggera, con un pH neutro, che è quello ideale per le acidofile. Quindi ne mettiamo un po' nel fondo. Abbiamo coperto, siamo arrivati più o meno al colletto della pianta del rododendro. Ma adesso, visto che la terra è ancora morbida, facciamo una cosa, tutti i piedi, lasciate gli attrezzi e saltelliamo attorno al rododendro a schiacciare la terra. Vai! Forza! Metti la terra in fondo e spingete un po'. Spingi ancora un po', vedi, vedi che c'è. Tu finché senti che scende un po', tu spingi. Fammi vedere. Va bene, un altro po' di terra abbiamo concluso, bravissime. Forza! Vedete, abbiamo messo due tipi di piante diverse, perché molto spesso certi abbinamenti non si possono fare. Per esempio, il bambù o la menta è molto invasiva, perché si riproduce per rizomi e si allarga nel terreno. Quindi, se uno mette una menta e un'altra pianta vicino, la menta prenderà il sopravvento. In questo caso abbiamo due piante diverse, sono due azalee e un'ortensia. Però rimangono uguali, cresceranno vicine. Non si disturbano. Non si disturbano, anzi, collaborano insieme. Bene. Questo è un concime che è granulare, vedete com'è? Sì, anche. E questo, con l'acqua e il caldo, si scioglie e dà nutrimento alla pianta. Bravissima, bravissima. Brave, siete state bravissime. Il condominio di Perin del Vaga è anche stato il set di vari film importanti, tra cui Mignone e partita di Francesca Archibugi e Manuale d'amore 3 di Giovanni Veronesi. Ma che fai? Corsetta! Buongiorno Viola! Buongiorno Adrian! Ma che sei scemo? Non ce la fai a salire le scale del condominio e ti metti a coro con sto caldo? Saranno 40 gradi! Cosa vuoi che siano 40 gradi per uno che ha fatto l'inferno del Vietnam? Ci vediamo dopo, gente! Caldo, ma che sarà mai? A girl's work is never done. You boys think we are having fun. Ma che c'è? Non c'è nessuno. A me hanno promesso tutti di fare un po' di lavori. A prendere, a promettere e a fare. C'è di mezzo il mare. Never done. A girl's work is never done. Wash up the windows and the blinds. Qual è la sua pianta preferita? Tutte. Tutte? Tutte, tutte. Non ce n'è una? Verde e fiori e fiori. Attenzione, capito? Ma oltre al cortile condominiale, l'erba del vicino si prende cura delle vostre case. Eccomi qua, ciao, ho messo dei gerani che hanno proprio questa particolarità, cioè ti toglieranno le zanzare. Anche in zanzare. Sono meravigliosi. Bellissimo, tu pensi che sia soltanto uno, ma io ho una sorpresa per te. Eccolo qua. Buongiorno. Buongiorno, Olivier. Bellissimo. Hai visto? Mamma, che bello. E questa sai come facciamo? Sì. Questa qua la mettiamo qua che è pronto il buchetto suo. Oh, una botta qui. Brava, guarda come è venuta, diciamo, bene. Così, ecco, ok. Mettiamo, e un, po mettiamo di... un po' di terra intorno. Sì. Ecco qua.
spingiamo. Spingiamo. Un po'. Ma vedo che hai imparato tutto. Sì, perché mi piace. Ci siamo. Lo vedo. Un po' di acqua. Sì, brava. Ecco. Perfetto. Si assestano un po' le radici. Così dice Olivier. Questa rosa è completamente coperta di questi piccoli insetti, sono animali, sono afidi. Non fa molto male alla pianta, la indebolisce un po', perché l'afido vive della linfa, lui succhia la linfa, però esteticamente non è bello. E allora noi passeremo sopra un prodotto biologico che salverà la pianta e ovviamente farà morire l'afido, però farà una pianta molto più bella che avrà una fioritura più forte. Rompi un po' le radici, bravo. Fai. Aspetta che lo facciamo anche proprio con la seghetta così, tipo. Fai dei tagli in questo modo. Non si dovrebbe fare con la seghetta, però. Mi piacerebbe dare una sistemata sto pesco per concludere meglio l'aiuolo, no? Vedo un po' com'è la situazione da sopra, va? Passate bene su tutta la pianta, anche dove non ci sono, perché dal momento che gli abbiamo dato fastidio dove erano, si possono spostare nei punti dove non passiamo il prodotto. Siete d'accordo? Vai, vai. Vado. Si continuano i lavori in giardino. Olivier e Vittorio danno istruzioni e tutti ascoltano senza fiatare. Guardate quanta luce che ha fatto già l'albero. Già si riprende, no? Vabbè, ovviamente prende un bel colore, però la pianta gli piace, ne trae un grande beneficio. Insomma, tutto in una volta, sono comunque numerosissimi, smettono di succhiare la linfa. Adesso abbiamo finito qua. Questo stesso prodotto vale per un'altra malattia che abbiamo in un'altra pianta che sta più avanti. Andiamo a vedere. Queste centrali possono tranquillamente andare via. Questo lo lasciamo perché potrebbe essere un buon ramo. Ecco, qua siamo davanti al mal bianco. Come vedete ci sono delle foglie completamente ricoperte di questa polverina che sembra farina, no? Ed è un fungo. Con l'umidità e il caldo il fungo prende il sopravvento. La pianta non morirà mai, è soprattutto un problema per noi estetico. Questo lo possiamo lasciare che non ci dà noia. Quest'altro che va, si poggia sugli altri rami. Questo è bello carico di frutti, guardate. Ha completamente piegato il ramo. Questo dovremmo togliere le pesche per salvare il ramo. Che si fa adesso? Teniamo le pesche o il ramo? Io terrò il ramo. Vedete come subito sparisce il bianco con l'acqua? Lo passa anche sotto, perché anche sotto la foglia è importante. È anche gradevole il profumo. Sì, essendo un prodotto biologico non è fastidioso. Non è fastidioso. E la pianta è salva? Era salva comunque prima, ma diventerà molto più bella e sarà più rigogliosa. Giriamo, giriamo, giriamo fino a quando non si stacca da solo. Okay. Il rametto non ha subito danni. Gira, 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 gira. Bravissimo, vabbè, bravo. Ora, già sta un po' migliorando sto ramo, Attenzione. Ora dovrei fare un altro piccolo spostamento perché c'è sto ramo qua, lunghissimo. Oh! Questi tre grandi che vanno un po' verso l'alto sarebbero pure questi da accorciare. Sì. Vabbè, grazie. Grazie. Ci vediamo dopo. Ciao. Questo è veramente troppo vicino al pino che abbiamo lì a fianco. Questo crescerà e diventerà sempre più pericolante, perché crescerà malissimo, perché sta troppo vicino al pino, che ha già le sue radici che sono arrivate qua. Quindi gli prende il nutrimento, gli prende la luce. Se tu ci fai caso, Lucia, ognuno delle aiole ha un suo albero e in quel caso sono due. Quindi come regola diciamo deve essere uno soltanto molto grande e poi altre cose piccole intorno, esatto. E quindi più aspettiamo più l'albero sarà malato, perché già non sta bene e quindi non conviene assolutamente lasciarlo. Ma soffre una pianta così? Lei sta soffrendo, vedi, c'ha tutti i rami secchi, non sta bene, sta proprio male. E in più passerà il tempo, crescerà pian piano, ma diventerà sempre più difficile levarlo. Come lo togliamo? Incominceremo a segarlo qua su. Sì. Lo taglieremo qui e lo taglieremo qua. Perfetto.
Abbattere gli alberi all'interno di un condominio è sempre un'operazione molto delicata e piuttosto difficile, perché chiaramente i condomini le sentono come una loro proprietà, come qualche cosa che loro magari hanno curato, hanno piantato, anche se un po' distrattamente. Devo dire che in questo caso i nostri giardinieri, Olivier e Vittorio, oltre che al loro lavoro manuale, sono stati anche dei fini psicologi, perché sono riusciti a far accettare questo momento di passaggio e di cambiamento. E io ho visto che tutti quanti alla fine non solo erano convinti, ma erano molto felici di quello che noi abbiamo fatto. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see, just another lemon tree. Sing da 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 da. Siamo quasi alla fine di questo secondo giorno al condominio di Perin del Vaga e i lavori ancora fermi. Si stanno dando gli ultimi ritocchi e tutti partecipano con grande entusiasmo. Oramai siamo tutti amici. Just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see. Sì, bisogna portarle lì. Che avete verniciato da poco? L'arrivo del limone per tutti è un grande momento di gioia e aggregazione, quasi il simbolo del lavoro fatto insieme. Attento alle mani, attento alle mani, attento alle mani. Il terzo giorno, il miracolo si è compiuto. Come and open up your folding chair next to me. My feet are buried in the sand and there's a breeze. There's a shadow, you can't see my eyes. And the sea is just a wetter version of the sky. Let's get a silver bullet trailer and have a baby boy. I'll safety pin his clothes all cool and you'll graffiti up his ties. I've got a perfect. È il momento di brindare e tutti hanno preparato qualcosa per la festa in cortile. Signore e signori, mi raccomando, date l'acqua a queste piante. Promesso. Promesso davvero? Allora io vi chiedo un'ultima cosa, rimanete sempre uniti così, perché è una cosa meravigliosa. Adesso voi
ce ne andiamo, abbiamo finito e vi lasciamo al vostro giardino. Ciao! Ciao. Ce ne andiamo con una sensazione bellissima nel cuore. Il verde che abbiamo portato ha ristabilito dei rapporti umani ormai dimenticati. Arrivederci alla prossima puntata e al prossimo condominio.